Ben ritrovati! Prepareremo oggi insieme questo straordinario piatto. Si tratta di un curry di melanzane e ceci. Vediamo insieme come prepararlo. Vediamo quali sono gli ingredienti che ci servono per preparare il nostro curry di melanzane e ceci. Allora, un 450 g di ceci lessati. Io in questo caso ho utilizzato i ceci precotti, sono normalmente confezioni in lattina da 240 grammi di ceci sgocciolati e quindi ne ho utilizzati due. Ricordatevi di sciacquare bene sotto l'acqua corrente i ceci prima di utilizzarli. Ci serviranno poi due melanzane, una cipolla bianca, 400 grammi di polpa di pomodoro o passata di pomodoro, 400 ml di latte di cocco, uno spicchio d'aglio. Poi io ho preso un bel cucchiaino di curry, mezzo cucchiaino di curcuma e diciamo un quarto di cucchiaino di peperoncino. Queste spezie ve le potete dosare in base logicamente ai vostri gusti. Abbiamo poi anche un cucchiaio di salsa di soia. Vediamo adesso come mettere insieme questi ingredienti per preparare il nostro curry di melanzane e ceci. Per prima cosa dobbiamo lavare ed asciugare per bene le nostre melanzane. Poi andiamo a togliere il peduncolo. Eccolo qua. Ed andiamo a tagliare a cubetti la nostra melanzana. Che cosa faremo poi? Metteremo questi cubetti di melanzana e tutti gli altri, logicamente, che andremo a tagliare all'interno di un contenitore. Cospargiamo la nostra melanzana con un cucchiaio di sale fino e mescoliamo un pochino. Lasciamo così la nostra melanzana riposare per 15-20 minuti. In questo modo riusciremo a far uscire dalla melanzana gran parte dell'acqua che contiene. Acqua che purtroppo ha la caratteristica di rendere il gusto della melanzana un pochino amarognolo. Dopo, logicamente, andremo a risciacquare i nostri cubetti prima di utilizzarli nella cottura. Ecco qua i miei cubetti di melanzana, aggiungo il sale, mescolo. Facciamo andare il sale un po' su tutti i pezzetti di melanzana. Perfetto, lasciamo qui per 15-20 minuti. Mentre le melanzane si liberano dell'acqua in eccesso, noi cominciamo a tagliare aglio e cipolla. Ecco qua l'acqua che è stata espulsa dalle nostre melanzane, dalle mie melanzane. Poi dipende sempre da tipo di melanzana a tipo di melanzana e dove sono state coltivate. Qui vedete, ho preso tutti i miei pezzetti di melanzana, li ho lavati per bene sotto l'acqua corrente per eliminare il sale in eccesso, li ho fatti asciugare un pochino, sgocciolare, e adesso cominciamo con la preparazione del nostro curry, ceci e melanzane. Accendiamo il fuoco sotto una padella, aggiungiamo un filo, un bel cucchiaio più che un filo, di olio extravergine d'oliva, lasciamo che si scaldi e poi andiamo a versare dentro l'aglio e la cipolla. Lasciamo imbiondire per qualche minuto e poi andiamo ad aggiungere le nostre spezie e le melanzane. Al mix di spezie, eccole qua che le aggiungo, al vostro mix di spezie, dicevo, potete aggiungere, se vi va, anche dello zenzero, zenzero in polvere nel mio caso, oppure potete anche grattugiare un po' di radice fresca di zenzero.
lasciamo qua un altro minutino e poi proseguiamo. È arrivato il momento di aggiungere i nostri cubetti di melanzana. Ecco qua. Lasciamo cuocere coperto a fuoco medio per 5 minuti. Sono trascorsi 5 minuti, aggiungiamo la nostra passata di pomodoro, mescoliamo bene e lasciamo cuocere per 15-20 minuti, sempre a fuoco medio, con il coperchio chiuso. La nostra melanzana è quasi cotta, la consistenza deve essere bella morbida ma non stracotta. Adesso andiamo ad aggiungere il latte di cocco ed i nostri ceci. Mescoliamo bene. Ok, una volta amalgamati bene i nostri ingredienti, chiudiamo un'altra volta il coperchio e lasciamo lì per altri 5 minuti. Come ultimo tocco andiamo ad aggiungere la nostra salsa di soia, mescoliamo e siamo pronti per impiattare il nostro curry di melanzane e ceci. Ed ecco pronto il nostro curry di melanzane e ceci, un piatto nutriente, sano, vegano, con quel sapore orientale ricco di spezie. Potete accompagnarlo con del semplice riso basmati, come in questo caso, oppure potete utilizzare del grano saraceno o del semplice couscous. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un bel like sotto il video ed iscrivetevi al canale. A presto!